Sia lodato Gesù Cristo. È una circostanza gradita trovarmi qui a poter celebrare questa Santa Messa in questa circostanza speciale per onorare e ricordare la Madre Margherita. Ecco, sappiamo, sapete bene che la Madre aveva un grande affetto, un trasporto per il Sacro Cuore. Come mai? E che cosa significa? Vedete, questa devozione è diventata poi una festa e comunque sempre più profonda e conosciuta nella Chiesa, deve le sue origini a Santa Margherita Maria da Cocco, la santa che oggi stiamo ricordando e di cui presumibilmente con molta scienza e coscienza la Madre Margherita volle appunto prendere il nome. E Margherita Maria da Cocco, io l'ho vista, ho visto il corpo di questa santa, era molto bella, devo dire. Sono stato a Paray-le-Monial molti anni fa, visitai il monastero, la chiesa, e ho visto il corpo. Ma quella bellezza del viso al tempo stesso faceva in qualche modo trasparire la bellezza dell'anima. E quella, se finisce il corpo, l'anima certo non finisce, anzi. Santa Margherita ebbe più incontri, chiamiamoli così, con Gesù. Uno in modo particolare segnò la sua vita e fu un incontro, una mistica apparizione, potremmo dire, che le occorse, avvenne in un boschetto di noccioli. Era già religiosa, consacrata, e il Signore, apparendole, le mostrò la sua passione. Si verrebbe da pensare, ma forse, con la sensibilità di oggi, forse tutto questo poteva semplicemente riguardare una monaca del XVII secolo in quelle circostanze dove, se ricordate, un tempo si faceva molto molto più attenzione alla sofferenza, alla passione, specialmente a tutto ciò che riguardava la sofferenza e la passione di Gesù. In verità Dio, quando si fa conoscere ai suoi santi, quando si rivela, non che riveli cose che già non conosciamo attraverso i Vangeli o la tradizione, non è in questo che mi riferisco, non a questo, ma quando vuole richiamare il suo popolo anche in previsione di tempi che hanno da venire, ok? Bene, in quel caso sceglie alcune anime particolari, e Santa Margherita è una di queste, per comunicare qualcosa. Che cosa voleva comunicare? In modo speciale la devozione, l'amore al cuore di Cristo. Quel cuore pulsante della Chiesa, ricordate, di cui parla anche Teresina del Bambino Gesù, quando dice: voglio essere il cuore pulsante della Chiesa. Quel cuore che la stessa Santa Margherita poi definisce come ricco di misericordia, ricco di amore, ricco di carità. E che cosa questo vuol dire? Vuol dire che il mondo purtroppo si avvicinava
quell'epoca, ma direi ancora di più nell'epoca attuale e nei tempi che stiamo vivendo e che si approssimano sempre di più, a dimenticare, a calpestare, a quasi ignorare la presenza di Cristo, la presenza della vera carità, del vero amore, della vera misericordia. Guardate, oggi si fa un gran parlare di misericordia ed è una cosa buona per carità, ma sembrerebbe quasi che a Dio è dovuto perdonare e andare incontro a tutto e agli uomini non è dovuta alcuna responsabilità. No, miei cari, le cose non funzionano così. Se crediamo profondamente nell'amore di Dio, dobbiamo anche rispettare Dio e le cose di Dio, quindi osservare la sua legge. Non possiamo semplicemente peccare e tanto poi dire, tanto Dio perdona tutto, tanto il Signore è misericordioso, forse l'inferno non esiste, e quindi, ma perché un Dio buono può creare l'inferno? Ma scherziamo, assolutamente. E se esiste l'inferno è vuoto, non ci va quasi nessuno. Non è vero. Vedete, ci sono stati anche in questi tempi, certo mi riferisco ai tempi della Chiesa, che non sono esattamente i tempi civili, va bene, ci sono stati anche diversi miracoli eucaristici. Qualcuno lo sto studiando anche io per il mio lavoro, quindi non parlo di cose così. Oggi c'è anche difficoltà a credere ai miracoli, va bene, però mi riferisco e mi rivolgo in questo momento a persone di fede e da uomo di fede sto parlando. Bene, una cosa che a me ha colpito, specialmente di un fatto di cui sono venuto a conoscenza ultimamente, di cui è stato anche protagonista, non direttamente, ma indirettamente e con conoscenza, il nostro Papa attuale. Accaduto a Buenos Aires, anni addietro, credo che lui fosse in quel periodo vescovo di Buenos Aires da poco, era arcivescovo da poco ancora. E avvenne che in questa chiesa, facendo la comunione, una donna trovò un'ostia, evidentemente un'ostia consacrata, per terra all'ingresso e allora avvisò il sacerdote, qualcuno l'aveva buttata. Era caduta, io non so, comunque si trovava per terra. Il sacerdote, come in questi casi si fa, la prese e la mise in una piccola ampolla con dell'acqua, come si usava fare una volta, credo che qui vicino al tabernacolo ci sia l'ampolletta con l'acqua proprio per raccogliere le specie eucaristiche. Dopo un po' di tempo, questa ampolletta fu messa dentro il tabernacolo. E poi venne dimenticata almeno per un po' di giorni. Casualmente, dopo un po', si sono ricordati, lo stesso sacerdote, vedendo, e trovò dentro l'ampolletta, invece dell'acqua, diciamo con l'ostia ormai sciolta, trovò che c'era un pezzetto di carne. E questa cosa lo ha notevolmente colpito. Per carità, viene da pensare, poteva succedere di tutto, ma non è che sia frequente che dentro il tabernacolo vadano le persone ad aprire, chiudere, vedere cosa ci sia. Beh, da qui fu avvisato l'arcivescovo, il quale è intervenuto, l'attuale pontefice, poi ha chiesto di fare dei controlli prima delle indagini, sapere se fosse stata una omissione e poi di analizzare questo pezzo di carne. Non venne detto nulla al
laboratorio di analisi, ma quando lo analizzarono trovarono che si trattava di un muscolo cardiaco interno con delle cellule ancora vive. Cioè pensarono al laboratorio che fosse stato prelevato da pochissimo da un moribondo, qualcuno che aveva sofferto. Comunque la cosa poi fu certificata, il pezzetto di muscolo cardiaco venne conservato e tuttora, che io sappia, si trova conservato a Buenos Aires. Questa cosa mi ha colpito molto, perché non è l'unico caso in cui l'Eucaristia si trasforma in carne, è successo anche altre volte. E quel che è successo è anche che la carne analizzata di questa Eucaristia trasformata è sempre muscolo cardiaco, sempre. È un richiamo, guardate, al cuore di Cristo. Certo, si potrebbe parlare anche del mistero della transustanzazione, ma noi ci crediamo, noi sappiamo che tra un momento su questo altare sarà presente Cristo nelle specie eucaristiche. Questa per fede è cosa alla quale noi tutti crediamo, motivo per il quale ci accostiamo all'Eucaristia, per ricevere Cristo. Ma ritorna in evidenza il Sacro Cuore, il cuore di Cristo. E il cuore che è stato trafitto dalla lancia, il cuore che è stato colpito dal dolore fisico, ma anche e forse ancora più dal dolore morale. Santa Margherita, ad un certo momento, in una delle rivelazioni di Gesù, sente, viene avvisata da Gesù il giovedì tra le 11 e mezzanotte di mettersi in preghiera per non lasciarlo solo nell'orto degli ulivi, e lei ogni notte di giovedì tra le 11 e mezzanotte si prostrava per terra pregando per non abbandonare il Cristo che soffriva nell'orto degli ulivi, in quel momento solo, senza neppure la compagnia dei suoi apostoli. Lo sappiamo, i Vangeli ce ne parlano. Da tutto ciò voi comprendete l'importanza, il valore che per un verso ha il cuore di Cristo come cuore pulsante della Chiesa, come rifugio, come occasione per purificare le nostre anime, per ottenere grazie per noi, per chi ci è vicino, ma soprattutto per la nostra purificazione. Voi capite come questo legame sia strettissimo con l'Eucaristia, e voi capite l'importanza di potersi accostare a Gesù Eucaristia, al cuore di Cristo, nella maniera più pura possibile, nella maniera più santa possibile, con tutto lo sforzo di cui possiamo essere capaci per avvicinarci a Dio. È vero, per carità, la madre lo sapeva, non siamo angeli, siamo uomini e portiamo purtroppo l'impronta del peccato originale, ma questo non significa che la grazia non ci possa aiutare, anzi, lo abbiamo ascoltato da prima lettura, è la fede che giustifica, è la fede, ma questa fede poi deve essere da parte nostra aiutata, accresciuta. Ecco la preghiera, ecco le devozioni, ecco le opere che poi si vedono. In fondo, cosa siamo noi oggi, voi specialmente? Frutto dell'opera del
la madre Margherita, perché se non avesse lei fondato, oggi non ci sarebbero state tante anime consacrate. È vero, a Cristo, ma una strada che il Signore ha aperto attraverso un suo strumento. E allora vedete, questo io rivolgo a tutti voi. Siamo tutti, io, voi, ciascuno, siamo tutti strumenti di Dio, strumenti per la santificazione nostra e degli altri. Attenzione, quando parlo degli altri non dico che bisogna proprio stancare gli altri mettendoli alla prova, non in questo senso chiaramente, intendo che bisogna santificarsi l'uno accanto all'altra, l'uno cercando di aiutare gli altri, ma i mezzi per aiutare non debbono essere i nostri vizi e i nostri difetti, semmai la nostra preghiera è l'esempio buono, ecco. Ma tant'è, tutto vale pur di raggiungere Cristo. I santi questo lo sanno, spesso i santi dovevano sopportare situazioni e persone molto difficili e pesanti, va bene? Anche la madre Margherita ne ha saputo qualcosa nella sua vita, va bene? Non se ne potrebbero numerare molte di persone che l'hanno fatta soffrire, cominciando da sua madre quando era bambina, a finire ancora anche a qualche consorella specialmente illuminata, buona o brava, come si riteneva. Ma tant'è, i santi, ripeto, anche attraverso queste difficoltà hanno saputo santificarsi. E Gesù poi è l'esempio più grande, è lui che ha perdonato anche ai suoi uccisori. Ma una cosa ricordiamola, dobbiamo con fede credere a quanto Gesù ha detto, a quello che i Vangeli dicono. Lo dico con semplicità, ma soprattutto secondo verità, perché se è vero che esiste la misericordia, l'amore, la carità, verissimo, è vero anche che esiste la giustizia. E sono parole di Gesù stesso, una parabola, se ricordate, non uscirete di lì se non avrete pagato fino all'ultimo spicciolo. E questo dovrebbe fare riflettere in questa vita e per l'eternità. Prepariamoci santamente alla eternità, perché a quella siamo chiamati. E consideriamo le cose di questa vita secondo il giusto valore, cioè pochino, non troppo, o in un'altra parola, in altre parole, non prendiamoci troppo sul serio, prendiamo sul serio soltanto Dio, che è la cosa più importante. Maria Santissima dal cielo, Santa Margherita Maria Lacocq, la nostra cara madre Margherita, loro sono già tutti in paradiso, possano aiutarci, possano in qualche modo con la loro preghiera illuminare il nostro percorso di vita e un giorno poter gioire tutti in cielo insieme a Gesù nella gloria dei santi. Sia lodato Gesù Cristo. Sì.